Ciao a tutti, spero abbiate fatto un po' di esercizi, spero stiate bene, procediamo con la seconda lezione. Vi faccio vedere questa volta un po' delle evoluzioni, quindi inizieremo a lavorare con un bastone, basta una manica di scopa. Inizieremo a svolgere degli esercizi in parte uguali a quelli dell'altra volta, in parte diversi. Solo questa volta utilizziamo il bastone per cercare di lavorare avendo la propriocezione del nostro corpo nello spazio, di capire come si muove il nostro corpo nello spazio, ok? Partiamo dal primo esercizio. L'altra volta abbiamo fatto i movimenti al muro. Questa volta i movimenti li facciamo appoggiando il sedere, solo il sedere, gambe leggermente piegate. Faccio 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, primo esercizio, ripeto sempre inizio sempre dalle 8 ripetizioni come abbiamo fatto l'altra volta, poi 12 e poi 16 ripetizioni. Questa volta l'adduzione scapolare la facciamo col bastone, ok? Quindi ci mettiamo gambe leggermente piegate, senza appoggiarci al muro, farò adduzione scapolare, adduzione, adduzione scapolare, adduzione, ok? Lo faccio vedere. Cercate di lavorare selettivamente per ora sulla parte scapolare, solo sulla parte del torace. Terzo esercizio, iniziamo a lavorare un po' sulla rotazione, sempre con bastone, ok? Quindi faremo esercizio di rotazione destra. Prima a destra, poi stessa cosa, ripeteremo a sinistra. Ricordatevi quando facciamo questi esercizi di mantenere sempre l'abbraccio addominale, quindi il corpo non va via, le rotazioni sono sempre controllate, c'è sempre il mio bacino che sta controllando la rotazione. Ok? Terzo esercizio, mobilità del bacino. Mi metto in posizione, spingo. Torno, spingo il sedere indietro, torno contraendo glutei e addome, spingo, torno, spingo, torno, ok? Questo è il terzo esercizio, ultimo esercizio, faremo sempre la mobilità dell'anca, ok? Questa volta la facciamo in appoggio sul bastone senza appoggiarci al muro. Allora, in questa posizione, schiena dritta. Ok, faccia dentro, estensione, rotazione, estensione, contraendo il gluteo, rotazione, estensione, rotazione, esterna. Ok? Questi esercizi probabilmente vi verranno già un po' più difficili, basta solamente controllare il nostro corpo, controllare l'equilibrio e lavorare sull'equilibrio. Ok? Per la fase di stabilizzazione vi propongo qualcosa di diverso ma simile, nel senso che faremo solamente delle piccole evoluzioni agli esercizi che stiamo facendo. Lavoriamo per passi, per piccoli passi, lavoriamo per step. Ritorniamo al nostro carlap modificato, solo che questa volta aggiungiamo una piccola modifica. Vi faccio vedere l'esercizio dell'altra volta, ok? Allora, l'altra volta abbiamo lavorato questo modo, braccia dietro, gamba piegata appoggiata e gamba piegata. Cosa facevamo? Contrazione addominale, mantenendo la fisiologia della colonna, non mi spingete la colonna a terra, non c'è bisogno, devo mantenere la fisiologia della colonna, per questo metto le mani dietro. Cosa facevamo? Contrazione addominale, gomiti su, staccavo le spalle, staccavo leggermente la testa col mento che rimane
puntato verso lo sterno, questa era la posizione, ok? Adesso a questo movimento cosa aggiungiamo? Contrazione addominale, gomiti su che fluttuano, testa e spalle staccate, gamba che si solleva dal pavimento, 5 cm. Mantengo la posizione, ok? Destra e sinistra. E ricominciamo dal lavoro che abbiamo fatto l'altra volta, quindi dallo stesso numero di serie e ripetizioni, quindi 5 serie da 10 secondi di lavoro e 20 di riposo. Poi ne facciamo 3, poi ne facciamo una sola. Lavoriamo in questo momento sempre in modo piramidale, ok? Secondo esercizio, quello della quadrupedia. L'altra volta abbiamo fatto questo, braccio, poi gamba, questa volta invece lavoreremo in maniera crociata, quindi utilizzando braccio destro, gamba sinistra, quindi abbraccio addominale, testa giù, braccio su, in flessione, fino a dove arrivo, fino a che mi permette la mia fisiologia del corpo, gamba in estensione, mantengo la posizione, riposo, 20 secondi, ripeto, 10 secondi. Ricordatevi che dovete attivare il gluteo per mantenere l'estensione dell'anca e iniziare a lavorare sulla parte posteriore della spalla, ok? Questo è il secondo esercizio. Terzo esercizio che vi propongo, possiamo lavorare in due modi. Per chi ha problemi alla spalla vi farò vedere dopo come lavorare, chi invece non ha problemi alla spalla e può lavorare tranquillamente inizierà a lavorare in questa posizione, è un plank laterale, quindi le gambe sono leggermente piegate, il braccio sta sotto il mio corpo, devo sollevare il fianco e mantenere la posizione. Ricordatevi posizione di partenza con braccio addominale, ok? Questa è la posizione. Mantengo 10 secondi, poi vado giù. Chiaramente destra e sinistra. E nel caso in cui dovessimo incontrare problemi alla spalla abbiamo due soluzioni. Ho il nostro lavoro che abbiamo già fatto, quindi sdraiati a terra, sollevando il fianco, sollevando le gambe, questa è una soluzione, ma abbiamo anche un'altra soluzione che potrebbe essere una via di mezzo, che potrebbe aiutare coloro i quali hanno problemi alle spalle, ma effettivamente il problema non è così grave da poterli fare allenare in questo modo. Quindi ci mettiamo staccati dal muro, mi abbasso un po', appoggiamo il gomito al muro, gamba esterna davanti, gamba interna dietro. Mi metto in posizione, mi appoggio e mantengo. Contrazione, abbraccio addominale e mantengo la posizione di spinta con l'obliquo, ok? Cercando di mantenere sempre il mio corpo abbastanza dritto, ok? Linea retta, va bene? E lo facciamo sempre destra e sinistra, ricordatevi quello che vi ho detto su serie e ripetizioni. Oggi introduciamo anche due esercizi nuovi. Uno si chiama ponte glutei, chiamiamolo ponte, e gli altri due che iniziamo il lavoro che iniziamo a fare sul trasverso. Ricordatevi che il trasverso è il muscolo più importante della parete addominale, è quello che va a racchiudere i visceri, è quello che se lavora bene fa estendere bene cura l'estensione della colonna vertebrale. Passiamo alla parte pratica. Primo esercizio, il ponte, che poi ci servirà per altri tipi di lavoro. Ricordatevi che i glutei, che sono il muscolo più grande del nostro organismo, diventano importantissimi per la statica, quindi importanti sia nel movimento che nella fase di statica proprio della postura. Quindi mi metto in appoggio, le braccia sono lunghe, spingo dentro l'ombelico al braccio addominale, i piedi sono leggermente sollevati, quindi appoggiamo bene talloni, spingiamo bene sui talloni per favorire la contrazione del gluteo, e vado
su, mantenendo la posizione. Scendo. La testa continua a guardare verso l'alto. Su. E ritorno. Ok? Se le ripetizioni non ve le ripeto più, rimangono uguali. Piano piano evolvete in base al vostro livello di preparazione. Adesso invece iniziamo il lavoro sul trasverso. Il lavoro sul trasverso lo facciamo in due modi. La prima è una... utilizziamo la respirazione diaframmatica anche, mentre nel secondo utilizziamo quella toracica. Allora, cosa dobbiamo fare? Cercare di spingere bene dentro l'ombelico e stringere i glutei. La sensazione deve essere quella di dover andare in bagno, mi scappa la pipì. Quella è la nostra sensazione. Quindi cosa faccio? Mi metto giù in posizione. Quando inspiro penso a gonfiare la pancia. È come se volessi mettere direttamente aria dentro la pancia. Quindi spingo, butto fuori l'aria, chiudo l'ombelico, contraggo i muscoli della pelvi, contraggo i glutei. Ricordatevi che con questo tipo di respirazione riuscite a dare più forza al vostro lavoro, quindi ricordatevi, denti sempre leggermente chiusi e lingua sotto che spinge. Ultimo esercizio, sempre per il trasverso dell'addome. Dimenticavo, per quanto riguarda le ripetizioni, fate solo 10 inspiri ed espiri e poi vi riposate. Potreste andare a aumentare troppo il volume di ossigeno e quindi avere sensazione di giramenti di testa e quant'altro, soprattutto se non siete abituati. Secondo esercizio è uguale, ma stavolta utilizziamo la respirazione del torace, quindi qua rimane tutto bloccato in contrazione, utilizziamo solo l'apertura del torace, quindi immaginate che la vostra aria stia entrando al torace e qui si stia fermando, ok? Quindi vado giù, qua sono già contratto, spingo sui glutei, sensazione di devo fare la pipì, chiuso, ok, uguale, faremo 10 inspiri e 10 espiri, ne faremo solo 10, vi riposate, lo ripetete in totale per 3 volte. Sicuramente questo è un esercizio complicato perché iniziare ad attivare bene il trasverso dell'addome non è una cosa semplice, è un esercizio che va ripetuto lentamente. Quello che dovete imparare a fare fondamentalmente è la fase di respirazione da abbinare alla contrazione del trasverso, che all'inizio, come vi ripeto, non è una cosa semplice, va allenata. Fatelo lentamente e fatelo con calma. Credo che per oggi sia tutto. La seconda lezione è finita. Vi rimando alla prossima, che sarà la terza lezione. Grazie a tutti.